Facciamo finta che abbiamo 100.000 euro di affidamento per 12 mesi, quindi per un anno. E l'accordo con la banca è pagare il 10% di interesse annuo. Prendiamo come esempio un trimestre. Quindi cosa succede? Che 10 diviso 4, che sono i 4 trimestri, fa 2,5. Quindi cosa succede? Che la banca il primo trimestre vi accredita 2,5 su 100.000 euro e quindi diventeranno 100.000 euro più 2.500. Quindi il secondo trimestre, il punto di partenza non è 100.000 euro, ma è 102.500 e quindi verranno accreditati ulteriori 2,5% non su 100.000 euro come dovrebbe essere regolare, ma su 102.500. Quindi andate a moltiplicazione, provate a pensare cosa succede in 10 anni. Questa truffa si chiama interesse composto, che è vietato dalla legge e si chiama anatocismo. Una vera e propria truffa. Ora provate a immaginare per moltiplicazione un conto corrente che ha durata 10 anni, che è stato sempre affidato, con questo interesse composto che crea l'anatocismo, quanti soldi vi hanno rubato. Pensate che in Italia ci sono migliaia di conto corrente affidati e ci sono migliaia di aziende che non conoscono questo interesse composto e questo illecito. Quindi la maggior parte delle persone non vanno a fare un controllo e non richiedono neanche i propri soldi indietro. Questo lavoro è un lavoro complesso, non è un lavoro da commercialista o da avvocato. Spero di essere stato chiaro nel spiegare questa grandissima truffa che ancora oggi va avanti e la legge lo vieta.